Nuovo video consigli o tutorial, ragazzi, chiamatelo come preferite, ma un altro di quella serie di video che sono già usciti sul canale, in cui analizzo un determinato aspetto dell'ambito del collezionismo, soprattutto di doll in scala 1 a 6, ma non solo, anche di action figures e collezionismo a 360 gradi, e cerco di dire la mia e dare qualche consiglio, soprattutto ai neofiti, a coloro che iniziano da zero e sono appena entrati in questo fantastico mondo del collezionismo. Quindi passo ad esempio da video in cui tratto di come realizzare delle teche antipolvere, a come disporre le doll, l'illuminazione, come trattare elementi in pleather delle doll, quali prodotti utilizzare. Ed in questo video in particolare, ragazzi, andrò a parlare delle scatole e degli accessori, come organizzarli, come disporli e come averli sempre a portata di mano per non stare a dover cercare ogni volta in mezzo a un marasma di scatole. Io immagino che, come me all'inizio, ragazzi, anche voi, la maggior parte di voi, una volta scartata una doll, rimossa dalla sua scatola, non vedrete l'ora di posarla, di prendere gli accessori che vi servono per quella determinata posa che avevate in mente, e poi tutto il resto degli accessori rimane nella scatola e magari sepolta al di sotto di tantissime altre scatole, che all'inizio possono essere 10, poi 15, 20, ma vi assicuro che quando cominciano ad essere 60, 70, 100 scatole, potrebbe essere un giorno un problema andare a recuperare poi un determinato accessorio se nel caso in cui voleste cambiare posa o comunque semplicemente rimuovere o aggiungere un accessorio ad una doll che avete già posato. E quindi ragazzi, in questo video cercherò di dirvi come io ho risolto il problema e come ho organizzato, ho pensato di organizzare sia gli head sculpt, quelli alternativi, sia tutti i vari accessori e poi quindi di conseguenza anche le varie scatole delle doll della mia collezione. Ma prima di cominciare, ragazzi, devo fare una piccola ma doverosa premessa che mi illudo sempre non ci sia bisogno di fare, ma purtroppo mi rendo conto che vengo smentito molte volte proprio nella sezione di commenti di video simili a questo. Tutto quello che vedrete all'interno di questo video è il frutto della mia esperienza personale, dei miei gusti e del mio modo di collezionare e di esporre la mia collezione. Spero di poter dare qualche consiglio utile alla maggior parte di voi che state guardando questo video. Ma so bene che ci saranno delle persone a cui questo modo di organizzare gli accessori e di esporre le doll e quant'altro potrebbe piacere, ma tanti altri potrebbe non piacere. E mi rivolgo proprio a quest'ultima categoria. Se dovete esprimere il vostro disappunto qui sotto nei commenti, io vi invito a farlo perché una critica costruttiva può aiutare sia me che tutti coloro che leggeranno i commenti. Ma ragazzi, argomentate il vostro disappunto, date delle valide alternative che potrebbero essere utili appunto a tutti e non insultate, siate civili e non insultate a prescindere, ma appunto creiamo una giusta conversazione, una giusta discussione che possa essere utile a tutti. Adesso cominciamo. Proprio come in tutti i miei video unboxing, ragazzi, iniziamo dalle basette. Chi di voi mi segue da un po' più di tempo saprà che non sono un grandissimo estimatore delle basette, tendo sempre a non esporle insieme alle doll, a meno che non si tratti di basi particolarmente belle e complesse come le basi diorama o funzionali per far stare in piedi delle doll che altrimenti senza non riuscirebbero a farlo. Quindi nel mio caso le basette sono l'unico elemento che rimarrà sempre all'interno della scatola, perché so già che non avrò mai il desiderio di andarmi a ricercare quella particolare scatola per recuperare quella vasetta, magari sepolta sotto altre 70-80 scatole. Però, nel caso in cui voi foste dei collezionisti differenti da me, perché magari andate a intercambiare spesso le vasette, andate a cambiare spesso pose e quant'altro, allora vi consiglio di recuperare quella sorta di cestoni di plastica trasparente dotate di coperchio che si possono comprare, per esempio, da IKEA, in modo tale da poter mettere le basette così nude e crude come sono all'interno di questi cesti ed essendo trasparente è anche molto facile vederle, anche perché le basi tendono ad essere molto riconoscibili, sia perché spesso hanno una targhetta cromata sulla parte frontale con magari il simbolo di Star Wars o il nome del personaggio, quindi potete vederle subito, oppure se non hanno il nome spesso hanno una texture o un disegno che va a richiamare proprio quel particolare personaggio. Quindi sono molto facili da vedere, molto facili da recuperare e volendo, se avete più cestoni perché magari collezionate più brand tipo Marvel, Star Wars, DC e quant'altro,
potete catalogare mettendo un'etichetta su ognuno di questi cestoni, appunto la scritta Star Wars, Marvel e quello che ho detto poco fa. Per quanto riguarda invece accessori standard di piccole o medie dimensioni, come ad esempio mani intercambiabili, pezzi di armatura, armi e accessori varie, io mi sono munito di semplicissime valigette organizer, che sono delle valigette che hanno la peculiarità di avere il proprio interno personalizzabile tramite l'utilizzo di opportuni divisori con il quale poter andare a ricreare delle nicchie, degli scomparti, delle dimensioni di cui abbiamo bisogno. Quindi ad esempio se voglio andare a mettere tutte le mani intercambiabili di uno Spider-Man, creerò la mia nicchia tramite i divisori delle dimensioni di cui ho bisogno e poi andrò a metterci proprio le mani di Spider-Man. Ora voi vi chiederete, ma quindi metterò tutte le mani di tutte le doll in un unico scomparto? Questo dipende da voi. Nel mio caso, per esempio, io ho comprato anche delle bustine trasparenti che costano davvero poco, ragazzi, e ce ne sono a centinaia. Sono di varie dimensioni, ce ne sono dalle piccolissime per gli accessori molto piccoli, di medie dimensioni, quelle anche lunghe per accessori un po' più lunghi, come ad esempio le ragnatele di Spider-Man. Insomma, ce ne sono di diversi tipi e sono andato a mettere proprio i vari accessori all'interno delle opportune bustine e poi tramite un'etichettatrice ho scritto il nome del personaggio di cui fanno parte, proprio per poterle poi distinguere. In questo modo, quindi, avendo le mani di Spider-Man, le mani di Iron Man, eccetera, eccetera, io so che in quello scomparto ci sono tutte le varie mani dei vari personaggi. Poi, fra poco, ovviamente, ragazzi, vi mostrerò tutto. Io cercherò anche di mettervi i link qui sotto in descrizione di tutti questi prodotti che io utilizzo, però io vi do dei link indicativi, ragazzi, poi sappiate che potete, ce ne sono varie ed eventuali, insomma, di sia di queste valigette che delle bustine trasparenti, che di etichettatrici. Insomma, potete sbizzarrirvi e cercare quello che più vi piace o quello che è più adatto a quello che dovete fare voi. Come vedete, ragazzi, in questo caso questa è la mia valigetta momentanea adibita alle doll della Marvel. Ho diversi tipi di accessori, come vedete, tutto riposto nell'apposita bustina trasparente delle dimensioni giuste. Questa per esempio contiene i vari accessori di dimensioni un po' più piccole dello Spider-Man Black and Gold tratto da No Way Home. Abbiamo la maschera, occhi intercambiabili e i vari effetti. Oppure qui abbiamo ad esempio le mani intercambiabili di Gambit, della Sideshow, con tanto di etichetta scritto Gambit Sideshow. Queste sono cose che ovviamente scrivo io per ricordarmi. Poi qui abbiamo invece le mani con l'effetto cinetico, di energia cinetica. Qui, come vedete, abbiamo le mani di Iron Man Mark 85. Poi questa è la mia personale suddivisione, ragazzi. Voi potete suddividere in base al personaggio, in base al tipo di accessorio, tutte le mani da una parte, tutte le armi da un'altra, per esempio. Qui ci sono sempre le mani di Spider-Man Black and Gold. E sono andato a ricrearmi, come vedete, vari settori delle dimensioni dell'accessorio di cui ho bisogno. Qui nella parte alta, nel mio caso, ho messo le armi che sono un po' più lunghe, che quindi non sarebbero entrate in scomparti più piccoli. Come vedete ci sono i vari effetti del Doctor Strange, la lama di Iron Man Mark 85 e quant'altro. Tutto suddiviso nel modo giusto, qui vediamo una testa di Thanos, ma alle teste arriviamo fra poco. Tutto suddiviso e anche molto semplice da ritrovare in caso di bisogno. Un altro elemento importante di queste valigette, ragazzi, è il fatto che sono impilabili, quindi vi andranno a risparmiare un sacco di spazio e poi potrete anche facilmente trasportarle da un luogo all'altro. Nel mio caso, per esempio, le metto o sotto nell'ultimo scomparto, quello un po' meno visibile della collezione, oppure al di sopra di essa. E ragazzi, poi vi consiglio anche di catalogare le valigette stesse in base a quello che collezionate ai vari brand. Nel mio caso, che colleziono tanta roba, quindi da Star Wars, Marvel, DC e quant'altro, ho suddiviso le valigette appunto in base al brand, come vi dicevo anche in precedenza per i cestoni trasparenti. Per Star Wars, per esempio, al momento ho tre valigette, una per i prequel, una per i sequel e una per le serie TV e cose a parte, insomma. Per il momento, ragazzi, avendo tante doll di Star Wars, come avete già visto, comunque tre valigette sono più che sufficienti, quindi questo per darvi l'idea che comunque ci entrerà un sacco di roba in queste valigie. Poi, invece, per quelle della Marvel, per il momento ho due valigette, Marvel 1, Marvel 2, però anche qui potete sbizzarrirvi in tutti i modi possibili. L'importante è che voi andate a creare
il vostro ordine e che appunto gli accessori siano sempre accessibili, sia che dobbiate cambiare degli accessori in collezione, sia che dobbiate un giorno magari andare a vendere una doll e quindi dovete andare a recuperare e a trovare subito quell'accessorio che vi serve per metterla nella scatola insieme alla doll e poi venderla. E proprio a proposito di scatole, ragazzi, ormai essendo praticamente vuote, senza le basette, senza i vari accessori, avete modo quindi di organizzarle nel modo più ordinato possibile. Nel mio caso, anche qui, ho suddiviso le scatole in base ai brand, Star Wars, DC, Marvel e film e anime, che per il momento sono molte meno rispetto a quello che ho detto in precedenza, e quindi le potrete sistemare in modo tale che saranno anch'esse facili da recuperare qualora doveste vendere qualcosa o recuperare dalla scatola stessa qualcosa. Importante appunto è metterle, molti di voi mi dicono, in un armadio, in un soppalco, in mansarda, come faccio io, metterle in un posto dove siano facilmente accessibili e dove si veda in qualche modo che tipo di scatola è. Per esempio, per le scatole di Star Wars è un po' più difficile perché solo lateralmente, la maggior parte di esse almeno, hanno una figura del personaggio o una scritta. Quindi metteteli in modo che comunque siano semplici da recuperare. Sto parlando, ragazzi, sempre di casi in cui ci sono davvero tante doll e che quindi rende il tutto, questa cosa rende il tutto molto più difficile recuperare un singolo pezzo. Veniamo ora a quella che è probabilmente la parte più importante di questo video, organizzazione degli accessori, perché sto parlando ovviamente dell'head sculpt, gli head sculpt alternativi, che sono fondamentalmente, ragazzi, delle vere e proprie opere d'arte che meritano un trattamento un po' differente da quanto ho visto finora. Ovviamente anche qui siete liberi di organizzarle come vi pare, ma nel mio caso io ho deciso di prendere sempre una valigia, ma non una classica valigia organizer come quelle che abbiamo visto fino adesso, ma un vero e proprio valigione di quelli che servono per trasportare ad esempio macchine fotografiche e quant'altro. Perché? Perché di solito hanno una buona imbottitura di gomma piuma al suo interno, quella che ho preso io per esempio ha 3 strati di gomma piuma, e soprattutto, ragazzi, questa che ho preso io ha la possibilità di essere personalizzata anch'essa. All'interno c'è un foglio di gomma piuma che è già pretagliato, non so tecnicamente come si dica, comunque è semplicissimo andare a rimuovere la sezione di gomma piuma che non ci serve, quindi in base agli spazi, in base alla grandezza dell'head sculpt che abbiamo bisogno di riporre, e l'effetto finale, ragazzi, vi assicuro che è una figata, perché avremo appunto tutte le varie teste come in una classica esposizione e poi appunto la gomma piuma andrà a proteggerle da qualsiasi tipo di urto e quant'altro e sarà appunto la valigetta trasportabile. Magari non serve a niente trasportarla, però comunque questa è una cosa comunque in più. Eccoci qua, ragazzi, con il valigione contenente gli head sculpt. Come vedete è anche forse troppo, ragazzi, questa è stata una prova da parte mia. Potreste optare anche per situazioni un po' più economiche, anche non così ingombranti, ovviamente. Andando ad aprire la valigia, come vedete c'è il primo strato con la gomma piuma bella spessa che andrà a proteggere e poi qui troviamo il ben di Dio delle varie teste. Poi ovviamente vi farò anche delle riprese dall'alto, ragazzi, per farvele vedere meglio. Come vedete adesso sono mischiate, quindi ci sono doll head sculpt della Marvel mischiate a quelle di Star Wars, eccetera, perché non ho tantissime teste intercambiabili al momento. Poi man mano che ne avrò di più, anche in questo caso andrò a comprare altre valigette e a suddividere il tutto in base ai brand. Come vedete sono presezionate, quindi sono già tagliate all'interno e starà a noi poi andare a ricreare i vari scomparti per andare a inserire le teste. Quando andiamo poi a estrarre diciamo la gomma piuma, quello che faccio io, ragazzi, è tagliare a metà, non buttate via questa parte, ma tagliatela a metà perché servirà a fare da fondo per la testa, in modo tale che poi, esempio, qui abbiamo la testa del Black Adam, andiamo a metterla, a riporla qui, io ci metto anche la plastichetta, ragazzi, per una salvaguardia in più, mettiamo la plastica qui da una parte e poi andiamo a metterci la testa e la gomma piuma anche sul fondo aiuterà a farla venire un po' più in su la testa e quindi a renderla più visibile e anche a proteggerla dalla parte posteriore.
Le teste che sono dotate di collo, come ad esempio questa di Captain America, ovviamente dovete andare a sezionarvi una parte di lunghezza maggiore. Per queste senza collo, quindi delle teste normali, io di solito vi taglio un 2x3 ed va bene per qualsiasi tipo di testa di questo genere, a meno che non stiamo parlando ovviamente di scale più grandi. E invece per queste di solito, ragazzi, un 2x4, però come vedete dipende sempre dal personaggio. E con questo era tutto, ragazzi, spero di non aver dimenticato niente, di essere stato chiaro nella spiegazione e tutto il resto. Nel caso me ne scuso, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Fatemi sapere anche come organizzate voi gli accessori, le scatole e tutto il resto. E spero io vivamente di essere riuscito comunque a trasmettervi qualcosa, aver aiutato qualcuno, avervi dato qualche spunto, anche se poi non doveste fare le cose come le faccio io, che sarebbe ancora meglio, perché vorrà dire che ci avete messo del vostro per la vostra collezione. Ma se vi ho dato anche solo un semplice spunto e vi sono stato d'aiuto, ragazzi, vuol dire che il video, il tempo che ci ho perso, che ci ho dedicato, diciamo, è stato più che valido. Detto questo, ragazzi, io vi invito appunto a farmi sapere qui sotto nei commenti, non mi resta che ringraziarvi se siete arrivati fino a qui e salutarvi per vederci a un prossimo appuntamento. Ciao, ragà, a presto!